Sit-in dei lavoratori dell'Euralumina a Portovesme. Manifestazione questa mattina davanti ai cancelli dell'Euralumina da parte dei lavoratori degli appalti. Nasce il tavolo tecnico regionale per la talassemia. Sono iniziati i lavori per la definizione della rete regionale per la talassemia, risultati attesi per il prossimo mese di ottobre. Tratalias, arresto per furto. Operazione dei carabinieri questa mattina prima dell'alba per il tentato furto di un'automobile. Altri sbarchi nel sud Sardegna. In due giorni sono giunti nelle coste sarde altri 31 migranti che hanno dichiarato nazionalità algerina. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale, oggi venerdì 22 giugno 2018. Sit-in di protesta questa mattina davanti ai cancelli dell'Euralumina di Portovesme. L'avvertenza, come è noto, resta ancora aperta. Tuttavia, a manifestare questa mattina erano i lavoratori degli appalti. Vediamo il servizio di Francesca Rius. Sit-in di protesta questa mattina davanti ai cancelli dell'Euralumina di Portovesme. L'avvertenza, come è noto, resta ancora aperta. Tuttavia, a manifestare questa mattina erano i lavoratori degli appalti, per i quali recentemente CGL, CISL e UIL dei metalmeccanici si sono riuniti proprio per discutere delle problematiche che insistono sul fronte degli appalti. In particolare, i punti salienti individuati dalle organizzazioni sindacali, fa sapere il segretario regionale della FIM, CISL, Manolo Mureddu, riguardano il mancato rispetto dei criteri di storicità per quei lavoratori che ciclicamente entrano a lavorare nello stabilimento per le manutenzioni degli impianti. Secondo il sindacato, infatti, la maggior parte dei metalmeccanici occupati non proviene dalla platea originaria di lavoratori che al momento della chiusura componevano gli organici delle imprese d'appalto. Altro punto dolente, fanno sapere le organizzazioni dei metalmeccanici, sarebbero le aziende d'appalto che operano ai limiti del rispetto delle norme sulla sicurezza. Ecco perché, ha spiegato Mureddu, abbiamo deciso di intraprendere la strada della mobilitazione, oggi con il primo presidio. Il prossimo appuntamento sarà martedì prossimo, sempre davanti ai cancelli della fabbrica. Sono iniziati i lavori del tavolo tecnico regionale per la definizione della rete regionale per la talassemia. Risultati attesi per il prossimo mese di ottobre. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente di Talassa Azione, Ivano Argiolas, che ci ha spiegato anzitutto di cosa si tratta. Sentiamo. Si tratta di un tavolo tecnico che è stato chiesto da Talassa Azione, l'associazione di pazienti con talassemia che rappresento, che è un'associazione regionale, ed è stata ben accolta dall'assessore Arlu, che è anche un ematologo, quindi conosce molto bene la problematica. Il tavolo tecnico serve per definire e applicare, meglio applicare le linee guida sulle emoglobinopatie o in particolare sulla talassemia. Da chi è costituito questo tavolo? Il tavolo è costituito in parte da operatori sanitari, sono i massimi esperti di talassemia in tutta la Sardegna, quindi talassemologi, ma anche trasfusionisti, perché c'è da ricordare che molte persone con talassemia, non tutte, ecco, vengono seguite all'ospedale microsistemico di Cagliari, e in realtà sono la metà. L'altra metà viene seguita nei centri trasfusionali di Oristano, di San Gavino, di Ozieri, di Carbonia, di Olbia, di Nuoro, Ogliastra, ecco, Alghero e Sassari. E quindi in parte questo tavolo tecnico è fatto da questi operatori sanitari, quindi i massimi responsabili. L'altra parte è fatta da noi pazienti esperti, che facciamo parte di Talassazione, ed è un bel momento di ritrovo nel quale, grazie anche alla sensibilità di questo assessorato, in effetti i pazienti possono partecipare alle decisioni che li riguardano. Ho capito. Quali sono le aspettative? Cosa vi aspettate da qui a un anno, a due anni, da questo tavolo tecnico? In realtà molto meno, perché ci siamo dati dei tempi strettissimi. Ci siamo detti proprio nella giornata di ieri che entro ottobre dobbiamo terminare i lavori, quindi siamo a fine giugno, quindi sarà un tavolo molto, molto intenso, c'è molta carne al fuoco, e ci aspettiamo che quindi a ottobre noi che facciamo parte di questo tavolo usciamo con un disegno
che sottoporremo poi all'assessorato, il quale lo porterà in consiglio regionale per l'emanazione di una delibera regionale, quindi di una legge che poi possa essere usata in tutta la Sardegna. E ci aspettiamo che, una volta emanata questa legge, noi pensiamo e speriamo entro questa legislatura, perché non c'è tempo da perdere, a quel punto il Ministero della Sanità del Paese chiamerà tutte le regioni che si sono organizzate con questo piano regionale nella conferenza Stato-Regioni e applicherà quindi in tutta Italia le linee guida, che poi arrivano anche da molto lontano, arrivano dall'Europa, e l'Italia quindi si deve adeguare e la Sardegna si deve adeguare con l'Italia. Passiamo alla cronaca. Operazione dei carabinieri questa mattina prima dell'alba. Intorno alle 4.30 una telefonata è giunta ai carabinieri per segnalare un furto di un'automobile in corso nella via Aldo Moro a Tratalias. Il tempestivo intervento degli uomini dell'arma ha consentito di fermare Chirica Stalin, 27enne romeno, già noto alle forze dell'ordine. Giunti sul posto, i militari hanno notato il mezzo con gli evidenti segni di forzatura e la portiera danneggiata. Il ladro è stato sorpreso mentre stava armeggiando all'altezza del quadro di accensione. Da qui l'accusa di furto aggravato, tratto in arresto, è stato trovato anche in stato di ebbrezza alcolica. Ci sentiamo adesso qualche istante, c'è la pubblicità. A tra poco per la seconda parte del nostro TG. Forse ha ragione chi afferma che le migrazioni non si possono fermare. Di fatto, complice anche il bel tempo, continua l'arrivo di nuovi migranti nelle coste del sud Sardegna. 21 migranti sono stati bloccati ieri in mare su due barchini al largo di Capo Teulada e la notte scorsa i finanzieri hanno intercettato 10 persone, tutti adulti, in buono stato di salute e tutti hanno dichiarato di essere di nazionalità algerina. Sono stati intercettati a bordo di una barca circa 11 miglia marine a sud-ovest di Capo Teulada. La segnalazione dell'imbarcazione era arrivata da un'unità aerea lussemburghese a circa 40 miglia nautiche a sud dell'isola del Toro. L'operazione di recupero dei migranti è scattata con l'uscita in mare del pattugliatore veloce Santen Paolini. Per tutti, dopo le operazioni di identificazione, il trasferimento al centro di accoglienza di Monastir. Cambiamo decisamente argomento. Sono stati omaggiati con una pergamena ieri nella sala polifunzionale del comune di Carbonia circa 300 ragazzi che si sono contraddistinti per meriti scolastici e sportivi, dando lustro alla città. Francesca Rius. Tutti i giovani che ci hanno aiutato per questo nuovo esperimento culturale che è andato quest'anno, cioè la festa del patrimonio, che ha sostituito nella forma vecchio detto, ma che comunque faceva molto affidamento sulle scuole e sugli studenti. E è stato un successo e grazie a voi è stato un successo. La disponibilità di tutti gli studenti che si sono messi a disposizione, che sono stati veramente brillanti in molti campi durante la festa del patrimonio, ed è stata veramente una bella constatazione, perché ci rendiamo conto che comunque dal punto di vista del patrimonio non soltanto didattico, non soltanto culturale, ma anche didattico, questi ragazzi stanno crescendo. Molto bello vedere questi giovani bambini seduti al posto degli assessori attuali, speriamo che magari domani siamo a loro. Sono molto felice, è una cosa che perché il minimo che possiamo fare da un saluto e darvi un ringraziamento, dico presente che non abbiamo fatto, che sarà un ricordo che sono un ragazzo che si dirà anche cosa saranno giornate di festa, questo può essere. Sono stati omaggiati con una pergamena ieri nella sala polifunzionale del comune di Carboni a circa 300 ragazzi che si sono contraddistinti per meriti scolastici e sportivi, dando lustro alla città. L'iniziativa è stata promossa dall'assessorato allo sport e pubblica istruzione con l'obiettivo di ringraziare i ragazzi. In particolare sono stati premiati quelli che hanno partecipato a concorsi come la gara matematica femminile a squadra, i giochi matematici a Milano e il rally matematico transalpino, quest'ultimo vinto dagli alunni della quinta elementare di Via Roma, seguiti dalle insegnanti Sabrina Pau e Ornella Di Pasquale. L'emozione che ho provato a rally matematica
successo e commozione in aula anche per la premiazione dei ragazzi che hanno vinto il premio bandito dal Senato della Repubblica intitolato Vorrei una legge che. Il nostro lavoro ha un inizio per la conoscenza della Costituzione italiana. In particolare abbiamo preso in esame 12 principi fondamentali. Successivamente abbiamo proposto delle leggi e dopo aver votato abbiamo preparato il lavoro della nostra legge. Vorrei una legge che garantisca un lavoro sicuro ad almeno uno dei due genitori. Le pergamene inoltre sono state donate anche agli atleti di numerose società e squadre di Carbonia e ai cittadini che hanno dato il loro contributo partecipando attivamente alla festa del patrimonio. Ieri il Circolo Soci Euralcoop, in collaborazione con la società umanitaria Fabbrica del Cinema, ha ospitato nella propria sede di Piazza Marmilla a Carbonia l'evento Storia di un territorio in lotta nel cinema di Salvatore Sardu. Sono stati proiettati alcuni filmati tratti dalla vasta cinematografia del regista che vuole approfondire, attraverso la settima arte, un aspetto che da sempre ha contraddistinto la Sardegna e in particolare Carbonia e il suo territorio, ovvero quello della lotta per l'emancipazione, lo sviluppo e il lavoro. Vediamo dunque l'intervista realizzata con il regista. Salvatore Sardu, oggi al Circolo Soci la presentazione di un territorio in lotta, diverse le proiezioni. Il Sulcis, così come tutta la Sardegna, è perennemente in lotta? Sì, non peraltro. Ho iniziato proprio nel Sulcis il mio primo lavoro, cioè il primo lavoro essenzialmente, nel 1968. Si chiama Sant'Antioco, il paese grigio. Grigio perché c'era una miseria talmente alta. C'era solo una fabbrica che ruttava veleno, la Sardamag. E la popolazione, per questi 40 operai che venivano occupati, sopportava tutto, sopportava il veleno che cadeva ovunque, sopportava lo stagno inquinato, totalmente inquinato, mangiava le erselle cancerogene, perché c'era bisogno assoluto di quei 40 posti di lavoro stramaledetti, però chiaramente avevano, non si combatteva neanche, perché andare contro questi 40 posti era il massimo della disgrazia per loro. Quindi insomma già ho iniziato bene, diciamo, con questo film, che tra l'altro è di una drammaticità unica, perché sembra filmato nelle favelas del Brasile, alcuni bambini sporchi. Ecco, per fortuna non è la situazione più così drammatica, anche se vale la pena dire che per certi versi alcune cose sono drammaticamente attuali. Sì, beh, certe cose sono ancora attuali, purtroppo, perché la situazione non si evolve nel Sulcis, perché è nato sulle miniere. Le miniere non hanno più nulla da dare, o perlomeno non si possono sfruttare ulteriormente, perché i costi sarebbero molto alti e quindi vengono lasciate così chiuse quelle dell'Iglesiente e queste del bacino carbonifero. Quindi purtroppo hanno creato come alternativa Porto Vesme, però Porto Vesme si è rivelato un bluff anche questo, e quindi praticamente di crisi in crisi non riusciamo a uscirne fuori. Questo è il nostro dramma e non si sa neanche cosa fare, questo è il problema. Beh, in effetti c'è chi dovrebbe invece sapere bene cosa fare, per esempio la classe politica che andiamo ad eleggere a ogni votazione. Sì, la classe politica saprebbe cosa fare se avesse molti soldini, però anche loro probabilmente hanno delle difficoltà. Io non credo che cambiando partiti si cambi qualcosa, non può cambiare nulla, perché le disponibilità economiche sono quelle. Io adesso non voglio con questa sindaco o con quest'altro, cioè il problema ne ho visto tanti nella mia diciamo situazione, e dopodiché non voglio neanche pensare che se si arriva il partito extra rivoluzionario che cambi le cose. C'ho le dinai in tutte le cose, purtroppo questo è il problema, e quindi qui purtroppo non arriva anche perché siamo un milione e mezzo di abitanti, non contiamo niente, e chi conta sono i siciliani più di noi, perché hanno molte più popolazione, molti più deputati e quindi possono fare pressione. Questo è uno degli altri aspetti della situazione, che noi non abbiamo forza contrattuale col governo centrale. Il governo centrale funziona come qualsiasi governo, che se trovi gli amici che possono darti qualcosa, gli dai una mano d'aiuto. Questo in sintesi potrebbe essere una risposta. Bentornati in studio. La festa della musica è giunta ieri sera anche a Carbonia, promosso dal Ministero dei Beni Culturali. È un evento celebre in tutta Europa, ma fino a ieri sera inedito per la città di Carbonia.
Alla kermesse hanno partecipato cantanti solisti e gruppi rappresentanti di tutti i generi e le espressioni artistiche musicali. L'evento è stato organizzato con il patrocinio e il contributo economico del Comune. È proprio di quest'anno l'adesione dell'amministrazione di Carbonia al circuito Hype FM, Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica, aderendo così ai principi e al format europeo caratterizzante la Festa della Musica. Successo premiato anche dalla giuria per il cantante Alessio Boi. Peccato vedere gli spalti di Piazza Marmilla semivuoti, probabilmente una campagna pubblicitaria degna di una manifestazione a carattere nazionale avrebbe reso più giustizia alla manifestazione stessa. C'è tempo fino a venerdì 6 luglio per le iscrizioni dei bambini all'asilo nido comunale I Colori dell'Arcobaleno di Carbonia. Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. I genitori dei piccoli dovranno compilare un apposito modulo a cui dovrà essere allegato un documento di identità, l'ISEE in corso di validità e il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente. I moduli per l'iscrizione potranno essere ritirati presso l'asilo nido comunale I Colori dell'Arcobaleno di via Manzoni, presso l'ufficio servizi sociali del comune di Carbonia in via 18 dicembre dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. E saranno scaricabili anche dal sito internet del Comune di Carbonia nella sezione Servizi Comunali, Servizi Sociali. Nel centenario della sua scomparsa, Sant'Antioco ricorda Antioco Mannai, al quale la città ha dedicato a suo tempo una scuola e una strada. Sabato 30 giugno, alle ore 18:30, presso la Basilica di Sant'Antioco Martire, si celebrerà una messa in sua memoria. Antioco Mannai perse la vita a soli 21 anni sul Col del Rosso il 29 giugno del 1918. Per questo fatto d'arme gli venne conferita una medaglia d'argento. Fu chiamato alle armi all'età di 19 anni, quando nel cuore, come ricorda Don Armeni nel libro Antiochensi nella leggenda del Piave di Gabriele Loi, la vita canta prepotente l'inno della vitalità e della speranza. Con questo si chiude il nostro telegiornale odierno. Io vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica. In seguito andrà in onda Noasi in Curzio, il nostro telegiornale in lingua sarda condotto da Guido Cadoni. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon fine settimana e l'appuntamento con il TG40 è per le prossime edizioni. Arrivederci.